Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Anche voi avete tante di quelle zucchine che se le date alle galline ve le tirano dietro, come succede a me? Allora, questo è un metodo veloce di preparazione delle zucchine per conservarle e trovarcele poi in inverno. Adesso vi mostro tutti i passaggi, è veramente semplice da fare e vi assicuro che poi una volta scongelate sono eccezionali, sono buonissime. Oggi il video molto così spartano, molto alla buona, quindi scusate per questo, solo per farvi vedere una delle varie preparazioni per poi mettere da parte le zucchine che abbiamo in eccesso per poi trovarcele in inverno. Io le sto facendo alla griglia, ovvero alla piastra in questo caso. Se avete una griglia a carbonella è la cosa migliore, l'ho fatto ieri, però se non volete non potete usare quella a carbonella, insomma sul gas si mette una piastra. In questo caso ho messo sia una padella che una piastra in ghisa e si fanno semplicemente grigliare. Qui le ho tagliate a listarelle, spessore variabile, vedete? Lunghezza anche variabile, dipendeva un po' dalla zucchina, se era troppo lunga la dividevo in due e la tagliavo poi, queste sono tutte metà zucchina. Poi, una volta che le abbiamo grigliate, così come sono, le metto in una pentola a raffreddare. Una volta che si sono raffreddate, le adagio su un piatto, o su una teglia con della carta forno in modo singolo senza che si tocchino una con l'altra. Adesso non succede nulla se si toccano, ma l'idea è quella poi di farle congelare singolarmente. Una volta che si sono congelate singolarmente, tempo 24 ore, tiro via il piatto dal freezer, noi abbiamo quello a pozzetto. A quel punto prendo un tot di queste fettine di melanzane grigliate congelate e le metto nei sacchetti cookie e le rimetto nel freezer. Quando poi è il momento di consumarle, si tira fuori il sacchetto con la porzione che si è stabilito prima, si fanno scongelare, si condiscono con olio, origano, menta, aglio, come le volete condire voi, e a quel punto sono di nuovo croccanti e sono buonissime per tutto l'inverno. L'ideale di questa cottura è che perdono l'acqua, quindi una volta che si scongelano non si sfaldano, perché io ho provato, se queste le tagliate a cubetti e le congelate, quando le scongelate perdono l'acqua, sono di sapore amaro, non sono più buone. Quindi questo tipo di cottura è ideale per la conservazione poi in freezer. Ve ne sono anche altre che magari vediamo prossimamente, ma questa è veramente di una semplicità estrema, appunto una piastra o un grillo o una carbonella, e abbiamo risolto il problema. Siamo a luglio e quindi la produzione è al massimo, non riesco a mangiarle tutte. E questo è un buon modo per conservarlo. Dopo vi faccio vedere gli altri step. Sto provando sia la cottura su piastra in ghisa che in padella normalissima. Ecco, se avete la possibilità di prendere piastra in ghisa è meglio, cuoce meglio, più velocemente. Tanto voi regine della casa sapete benissimo, meglio di me, quello che vi sto dicendo. Se avete questa, cuoce molto meglio. Io per una questione di tempi ho usato entrambe, ma questa ci mette il doppio del tempo rispetto a questa qui. Ah, ecco, vi volevo dire una cosa, non le ho salate, non ho messo nulla, sono al naturale. Le ho pulite, le ho tagliate a listarelle, come vi dicevo, e le ho messe semplicemente qui ad arrostire. Le altre invece che ho fatto fuori, poi vi faccio vedere qualche foto. Allora, queste sono quelle che ho congelato ieri, è tutto molto nature qua, qua siamo dentro il mio pozzetto, vedete? Le ho messe singolarmente, alla buona, adesso loro riescono a staccarsi tranquillamente. Ora, per non interrompere la catena del freddo, perché queste se le tiro fuori si scongelano immediatamente, direttamente con le mani nel freezer metto nel sacchetto nella dose, nella proporzione che voglio io, che so, noi siamo tre persone, e poi lo lascio direttamente, lo chiudo, lo lascio direttamente nel freezer. Quindi non abbiamo interrotto la catena del freddo e abbiamo le zucchine pronte per l'inverno. Qui, come vedete, ho usato la carta forno, perché sennò si sarebbero attaccate su questo in metallo, su questo tagliere in metallo. Mentre l'altro tagliere era in plastica, quindi non ho avuto quel problema lì. E qui abbiamo i nostri bei sacchettini di zucchine grigliate pronte per l'inverno, sono solo da scongelare e da condire. Questo è uno dei tanti metodi di preparazione: si può fare il pesto, si possono fare sbollentate, si possono fare poi ovviamente nei barattoli, sott'aceto, sott'olio. Ora vi ho fatto vedere questo, se vi può essere utile ne sono felice. Come vi dicevo, si possono anche scaldare in padella, adesso queste sono ancora surgelate, si mettono in padella con un goccino di olio giusto per non farle attaccare, fuoco molto basso, si coprono con un coperchio, ecco, fuoco lento, si fanno scongelare, insomma, e insaporire. Questo è solo uno dei tanti metodi, io non sono uno chef, ma noi li facciamo così da un po' di anni, ci stiamo trovando molto bene. Come vi dicevo, si possono fare scongelare anche a temperatura ambiente o nel microonde. Queste adesso rilasciano pochissima acqua perché tanto
abbiamo fatto una cottura alla griglia, quindi molta acqua l'hanno già persa. Una volta che si sono scongelati, si sono riscaldati, si versano in un piatto, si condiscono a piacere e restano sempre croccanti, sono molto buoni. Bene, spero che questo breve video vi sia stato utile per darvi giusto un'idea per conservare le tante zucchine che abbiamo durante questo periodo. E come vi dicevo, si può fare anche una mousse di zucchine e congelarla, o un pesto. Si possono sbollentare, tagliare a cubetti e poi raffreddare e congelare. Si possono preparare a cubetti per il minestrone, si possono riempire. Ci sono veramente mille modi per conservare le zucchine e per poi mangiarle in inverno. Bene, è tutto. Dai, è stato un video molto divertente. Vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.